Continuano le iniziative al centro commerciale Val di Chienti. In vista dell'estate, la Galleria di Piederipa nel mese di maggio ha offerto ai propri clienti e visitatori il Vintage Day, 3 settimane in cui si sono rivisti i costumi e le mode degli anni 30, 50 e 80. Per il decennio degli anni 30, moto, auto, biciclette degli antichi mestieri, radio d'epoca, abiti da sera hanno incuriosito i numerosi visitatori e proprio in questo weekend abbiamo intervistato Bruno Rastelli, collezionista di Massafermana, che gestisce il museo lavorando pedalando con centinaia di biciclette d'epoca attrezzate per il lavoro artigianale. Io è pregenerazione che facevamo le scarpe, la passione mia è stata sempre i motori. Ho iniziato con le moto d'epoca, cioè una grossa collezione di moto d'epoca e 100 biciclette d'epoca. Io ho iniziato con le moto, ma vedendo mi ha appassionato sempre la roba, diciamo, vecchia, parlo di 40 anni fa, ho girato tutta l'Italia e mano a mano compravo queste biciclette, una dietro l'altra, andato un momento mi sono deciso a restaurarle, a farle restaurare. E da lì è nato che ho aperto il museo, ecco, fa 10 anni, e il 10 di agosto, che ho aperto il museo a Massafermana, dal Friuli fino a Pandelleria, intende l'arrotino, il calzolaio, il barbiere, insomma lo vede qui esposte, tutti i lavori che erano una volta, diciamo. Soddisfatto, Rastelli invita tutti a visitare il suo museo. È stata una cosa eccezionale. E quando è venuto, devo ringraziare prima di tutto il signor Tittarelli, che mi ha dato il direttore, che mi ha dato la possibilità di mettere in esposizione queste biciclette. Io ho dato via più di 1000 volantini, la gente che mi richiedeva dove io stavo, mi trovassi, perché non è che sia tanto conosciuto un paesino, Massafermana. Però invito tutti a venire, non si paga nulla, sempre aperto, può vedere sia il museo delle moto che delle biciclette. Nelle settimane successive invece si sono celebrati rispettivamente gli anni 50 e 80, sempre con auto e moto d'epoca, jukebox e flipper e slot machine. Il nostro focus allora si è spostato su un altro collezionista, stavolta di moto, il maceratese Doc Cesare Luciani, ex concessionario in città della Benelli. Cioè, papà mio è iniziato nel 46, lui proveniva dall'officina Moretti da Ragusi e inizia nel 46 con l'officina di riparazione di moto in via Caroli 222, e dal 46 iniziamo con la Benelli, siamo stati concessionari con la Benelli dal 46 fino al 2007, quindi sono 60 anni, e con loro abbiamo iniziato un lavoro, diciamo, sia a livello, diciamo, della città, sia tutta quanta la provincia, perché abbiamo avuto la concessionaria e siamo stati distributori per 30 anni. Benelli c'è una storia: durante il periodo della guerra viene bombardata e sta chiusa per 6 o 7 anni. Inizia la produzione nel 46-47 con la Letizia, che sarebbe il 98 di cilindrata, poi nel 50 inizia con la produzione 125, chiamato il Leoncino, e poi negli anni 60 con la 175 sia a 4 tempi e sia con la 150 a 2 tempi. Una produzione abbastanza completa, perché è importante, perché oltre alle moto ha una bella, diciamo, produzione di ciclomotori che va dagli anni 60 fino agli anni 90. È stati concessionari, quindi apprezziamo quello che è il prodotto che abbiamo venduto, non è che facciamo la collezione per specularci solo, è una collezione che ci abbiamo per passione, perché è una vita, 70 anni in mezzo alle moto, quindi abbiamo avuto una clientela che è vasta, che ha iniziato con i genitori degli anni 30, poi i ragazzi degli anni 50-60 fino ai giorni nostri, quindi è un insieme di raccolta che comprende dalle prime moto fatte negli anni 30 fino alle moto fatte negli anni 2000. Il signor Luciani lancia anche un appello a chiunque fosse interessato, istituzioni o privati, ad aiutarlo a costituire o ad ospitare un suo museo. Onestamente non è che uno cerca l'aiuto soltanto finanziario, ma bensì un aiuto che possa permettere di poter mettere questi oggetti uno vicino all'altro, anche perché noi non è che abbiamo una moto di un tipo e poi saltiamo su un'altra epoca. Noi abbiamo le motociclette, come ripetiamo, dagli anni 30 fino ai giorni nostri, che sono una vicino all'altra, che rappresenta tutta la produzione fatta da questa ditta, perché Benelli consideriamo che è una ditta marchigiana, non è una ditta che viene da fuori oppure.
Infine ricordiamo che per tutta la durata dell'iniziativa è stato anche possibile scoprire la mostra realizzata in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Archivio di Stato di Macerata e Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti, della storia del Novecento maceratese con foto e documenti rari riferiti a quell'epoca.